Ok, io mi sono preso una zona a destra di quelle rocce. Vediamo se riesco a scrutare qualcosa. Allora, io alla Paola è andato da quel lato lì, Simone è andato da questo lato qui, io non ci penso minimamente ad andare da quel lato là, perché là c'è quella roccia che mi fa paura. Non so perché mi fa paura, ma mi fa paura. Quindi vado indietro, cioè dalla parte opposta. Ok. Qua mi sembra un buon punto, il cielo è sopra di me. Tepi dovrebbe essere per là in mezzo, credo. Non vedo. E Paolo. Mi dispiace non potervi far vedere il cielo perché ci saranno un miliardo di stelle. Però bisogna stare molto attenti perché è un attimo che si può scrutare qualcosa di strano, di anomalo. Prima volta nella mia vita che faccio, chiamiamola indagine, così è strano perché da un lato è elettrizzante, più che pauroso, ok? Che posto. Ah, ok, una stella riesco a vederla. Registrato stanotte, boh, mi lascia alquanto perplesso. Adesso devo anche stare in più attento, che gli altri saranno lì. Oh, raga. Raga, vi giuro, ho visto un flash. Quella zona lì forse è una zona di Debbie? Sì, l'avete, guarda! È Debbie! Sensazione diversa dal solito. Di solito sono abituata ad avere molta più paura perché comunque, non lo so, gli spiriti mi mettono più angoscia delle volte, mentre il fatto di sapere di essere in un luogo dove ci sono stati tanti avvistamenti di oggetti non identificati o comunque fenomeni a cui non hanno dato una spiegazione mi elettrizza più che mi spaventa. E questa cosa bellissimo, perché per una volta non ho così tanta paura. Anche se quella roccia di prima mi ha messo un po' di angoscia, non so perché. Però una domanda mi sorge spontanea. Ma saremo veramente soli nell'universo? Miliardi di stelle e siamo soli? Secondo me no. Secondo voi? No, devo andare. Aspettate un attimo. Si è messa a sbraitare perché aveva visto qualcosa, ma noi in quel momento stavamo facendo una pausa, stavo mangiando le patatine, a dire la verità. Vabbè. E quindi non abbiamo
non abbiamo capito, non abbiamo visto e non abbiamo filmato la loro reazione, ma anche forse non abbiamo visto assolutamente niente di che cosa stavano vedendo, perché hanno urlato così, ma qualcosa hanno visto anche loro. Chissà gli altri se riescono a vedere qualcosa oppure no. No, aspetta, ma qui è... Qui dove c'è la roccia? Lei non è venuta qua. Cosa sono sti rumori? Cosa sono sti rumori? Ma sentite battere! Sentite battere! Chi c'è? Ed erano proprio tante persone, perché c'era una visita guidata notturna, perché qui fanno un sacco di visite anche di notte, e dove c'è proprio il tipino che ti porta in giro e ti fa fare il giro, in sostanza. Non c'è niente qui, non c'è niente. C'è solo roccia. Cioè, come si fa? Non c'è niente qua. Cos'è stato? Cosa sono sti rumori? Chi c'è lì? Chi c'è? Ma dove? Ok, raga. È arrivato il momento che devo raggiungere gli altri, perché come sempre ci siamo dati 20 minuti, quindi è ora che devo andare. L'hai vista o no? Cosa? No. La luce? No. Io l'ho vista, io l'ho filmata. Ma dove? Dove? Allora, pensavo fosse in direzione di Debbie, però in realtà mi sono avvicinato, era qua, da questa roccia gigantesca, roccia, da questa montagna. Okay. Sì, ma mi sono avvicinato pesantemente, cioè, l'ultima volta che io ho recato la luce sarà stata a 10 metri. Sì. Poi sono andato lì, c'erano dei rumori strani, ma niente. Allora, poi dopo io sono venuto di qua, chiamavo, dopo, zero. Poi sono venuto di qua, ma e cosa è successo qua ancora? Ho detto, ah no, niente, perché poi tu sei arrivato. Tu dove eri? Tu eri a sinistra, no? Ero, sì, tanto in là più o meno. Non lo so. Allora, io devo capire un secondo come. Cioè, c'è qualcosa di strano. Io ho notato che c'è qualcosa di strano quando meno te l'aspetti. Quello sì, di brutto. Cioè, quando io mi rilasso, vedo qualcosa. Di brutto. Quando meno lo una cerchi. Luce. Un rumore, un... Ci eravamo detti due colpi, no? Sì. Io l'ho presa, ma di brutto lì, Sì, ma io non ho dato nessun colpo. Ma tanto, io ero là. Ok. Io sono andato a destra, ero per là. Mi ricordo perché ho fatto sti cespugli, poi sono uscito... Oh. Eccomi. Hai fatto segnali con la torcia? No. Porca Eva. Ok, no. Io ho filmato due segnali con la torcia. Perché dici vero? Tre volte. Due o tre volte. No, io tu non hai fatti tu. Zero. Infatti, no, tu io sei sempre stata di qua. Io sono stata laggiù indietro, un po' spostata verso destra. Cioè, però, sono entrata in mezzo alla vegetazione. No. Io l'ho visto lì. Alla parte opposta. Sotto la montagna, quella che ti mette ansia. Ah, bene. Bene. No, io ho proprio deciso di non andare in quella direzione. Ho fatto bene. Allora, raga, l'ho registrato i tre colpi sicuri. Stavo dicendo a Simo, sai cosa c'è di strano in questo posto qua? Cosa c'è? Che quando mi rilasso, succede qualcosa.
sempre. Ok, allora possiamo non rilassarci? E cosa c'era là? Niente, a parte dei rumori tipo... così. Ma sei andato a vederlo? Tu sei andato fino là? No, ma tu non hai capito, io l'ultima volta che ho filmato le luci ce l'avrò avute lì 10 metri, neanche 7-8 metri. Bene, però non c'è nessuno. Nulla. E oh raga, sentite il silenzio che c'è qua. È certo che lo sento. Ah, non lo so, può non saperti una risposta. No, perché dico, le luci nel cielo, la prima volta, la mia fotografia, quello che hai visto tu da quella montagna lì, e la seconda volta due cose luminose. Cioè, non è che c'è qualcuno... Adesso... Sì, vediamo. Vai, sì, spara, vai, la minchia. Sì. Sparra. Non è che non è solo che c'è qualcuno là che viene giù, ma c'è qualcuno qua, nascosto. Ah! Ah! Che aspetta di andare su? Non lo so, so solo che questa cosa non mi mette tanto di... Allora, la mia fantasia vola, ovviamente. Quando si parla di alieni si parlano di basi segrete, basi nascoste. Sì, basi ovvio. Ok, allora, continuiamo con la fantasia. E se ci fosse qualcuno già qua? Di sera, di notte, qualche forma strana di vita, non so, chiamatela come volete, qua. Che spia. Bello. Bello. Che bella atmosfera che stai creando. Beh, allora, ascoltami qua. Tanto abbiamo un botto di materiale da riguardare, perché io voglio assolutamente riguardare tutto. Sì. In primis voglio rivedere la primissima cosa che ho visto appena stava per calare il buio, perché non ho avuto modo di vederla in camera. E raga, andiamo ad analizzare il tutto. Anche perché là sta sorgendo la luna. Sì. Vedo. Simo vuole fare ancora degli scatti alla Via Lattea. Quindi ritiriamo la roba, facciamo degli scatti alla Via Lattea e andiamo a casa. Va bene. E guardiamo tutto. Vi tutto. Prego, analizziamo tutto il materiale. Ok, raga, noi teniamo le videocamere accese, anche perché se continuiamo a scattare la Via Lattea potrebbe accadere qualunque altra cosa. Ce l'abbiamo pronte, ce l'abbiamo pronte. Ok, e niente. Voi riempite di like questo video. Sì, perché soprattutto per farci capire se volete altre avventure così. È stato veramente una giornata bella bella lunga. Sì. E per noi non è ancora finita. No. Anche perché dopo la Via Lattea ci aspetta un'ora e mezza di macchina. E ricordatevi così. Che le avventure qua non sono finite. No, ma che dici? No. Voi fate il vostro, sfondate di like questo video e fateci sapere cosa ne pensate degli alieni e delle forme di vita al di fuori di questa terra. Assolutamente. Secondo voi sono o non sono più pazze di Paolo? Secondo me no. Leggerò ogni singolo secondo commento. Me no. Perfetto. Andiamo. Andiamo.